tanti si sono ritrovati a Borghetto Santo Spirito per il tradizionale cimento invernale di fine anno. Giunto alla 22esima edizione con una temperatura esterna di 10 gradi e un mare a ben 15 gradi, l'atteso appuntamento ha visto tuffarsi anche un bimbo di 8 anni, il giovane Gabriele, e la ultra ottantenne genovese Elda Gianei. Un ennesimo successo per questi temerari impegnati a raccogliere fondi per la Croce Bianca di Borghetto. Parliamo di un entusiasmo che va crescendo, parliamo di bella gente che viene tutti gli anni e ci frequenta e sono contenti che questa cosa funzioni e noi siamo orgogliosi di poterli ospitare. Io non faccio nessun tuffo, anche perché il mare adesso è un po' freddo. Sindaco, cosa dice lei? Guarda, noi siamo ormai di quelli che un po' il freddo lo patiscono già dalle ginocchia in giù, quindi al limite ci si può bagnare soltanto fino alle caviglie. Questo è il nostro bacino antinfluenzale, da sempre, da 15 anni, questo secchio accompagna tutte le persone che vogliono fare i bagni invernali. Fatelo e non vi ammalerete mai più. Ciao! Siamo qua, prima volta che facciamo il cimento, direi che è freddino, però è una bella esperienza, dai. Lo consiglio per tutti quanti, sicuramente è molto rivitalizzante. Dell'Ucraina, la mia patria che amo moltissimo e mi manca un sacco. Ecco, tutto lì. Mi ha dato molto coraggio, mi sono scaldata con questa. Bravi. Bella, anche bello, un mucchio e mezzo di gente che si butta in acqua. Tutti guardare coi cappotti e noi che facciamo il bagno. Troppo bello! Non state lì a guardare la gente fare il bagno, ma fate il bagno! Che vi buttatevi, benissimo! Fare il bagno d'inverno ha un effetto terapeutico. State tranquilli, venite a fare il bagno, non prenderete mai un raffreddore. Ve lo assicuro io che sono 30 anni che faccio i bagni.